Per tutti è lo svedese dagli occhi di ghiaccio, Sven-Goran Eriksson. Grandi campioni si alternano in squadra, Vieri, Mancini, Nesta, Nedved, Almeida. La Lazio lotta fra le prime in classifica, vince la Coppa Italia e arriva in finale in Coppa UEFA. Grandi soddisfazioni che preludono alla conquista del secondo scudetto. Tried to know the secrets of your love, and I still want to be the same. Baby, I try to know the secrets of my mind, and now I do know that I play. Con l'arrivo di Cragnotti alla Lazio nella primavera del 1992 prende il via una fase della società biancoceleste durante la quale tutti i desideri dei tifosi e degli addetti ai lavori si avverano. Quando si hanno programmi seri, credo i dirigenti e la gente voglia partecipare. Improvvisamente tutto diventa possibile e questo entusiasma la piazza. Beh, l'arrivo di Cragnotti è stata veramente il toccasana per la Lazio, perché ha creato futuro, ha creato squadra, ha dato un impulso straordinario con acquisti, con prospettive future. Direi che Cragnotti è stato per la Lazio senza dubbio il motore principale delle grandi cose che ha fatto. Abbiamo uno stadio che contiene oltre 80.000 spettatori e quindi alla stregua delle grandi squadre vogliamo vedere questo stadio pieno. Ai blocchi di partenza della stagione 92-93, allenatore sempre Dino Zoff, si presenta una squadra interessante, la cui stella, almeno sulla carta, è l'inglese Paul Gascoigne. La prossima stagione, come si aspetta il pubblico e il mister Dino Zoff, la Lazio punterà sul collettivo. Non ci sarà un solo leader, ma 11 leader. Il giocatore inglese stupisce tutti per le sue stravaganze, ama tanto i pub e poco allenarsi, e per Zoff è difficile tenerlo a bada. Gascoigne penso che sia stato uno di quei giocatori che nella sua carriera non ha potuto per vari motivi dimostrare tutte le qualità. Un ragazzo che ha avuto dei problemi, ma che quando stava bene faceva vedere insomma che era di un'altra categoria. Io mi ricordo che lui mi prendeva in giro perché mi chiamava Nano e diceva: tu con questo fisico come fai sempre a far gol? Non riesco a capire questo. La società laziale al suo interno opera una ristrutturazione. Cragnotti richiama Nello Governato nelle vesti di direttore sportivo. Presidente magnifico, presidente formidabile, presidente che tutti vorrebbero avere, sia chi lavora come me che lavorava da direttore, sia chi giocava, e ci ha arricchiti tutti, voglio dire, arricchiti non solo dei soldi, arricchiti come prestigio, come vittorie, quindi che dire. Cragnotti rinnovò tutto e cercò di portare anche quella professionalità che magari non c'era negli anni precedenti. Sicuramente questo glielo permetteva anche il portafoglio, che comunque non era una cosa indifferente, e visto che comunque stava crescendo, perché nel 92 cresceva una nuova Lazio, una Lazio diversa, competitiva, che aspirava a mettere in difficoltà quelle squadre come la Juve e il Milan che l'avevano fatta da padrona in quegli anni. La formazione ha le carte in regola per puntare in alto. Cravero, Winter, Doll, Ridle, Stroppa, Fuser, Signori sono tutti giocatori dal talento indiscusso, ma alla Lazio mancano 2-3 pedine per assumere i toni della grande squadra. Zoff ne è consapevole e cerca di disporla in campo al meglio. La Lazio lì aveva anche degli ottimi giocatori. Favalli veniva, insomma, era un giovane, quindi non aveva molta quotazione quel periodo, però poi in seguito si dimostrò un ottimo giocatore. Signori è stato veramente il cannoniere per eccellenza, fece 2 anni capocannoniere, un attaccante straordinario con una rapidità, un tiro, una velocità, quindi ci diede veramente un contributo notevole per arrivare in Coppa,
per arrivare a posizioni di classifica adeguate. Winter era un buon giocatore, un buon lavoratore di centrocampo, completo. Direi che insomma, si cominciava a vedere una squadra insomma, buona. Grazie all'abilità del tecnico e alle buone capacità dei giocatori, la Lazio nel 92-93 si rende protagonista di un buon campionato che inizia con 4 pareggi consecutivi. Poi arriva la goleada con la quale annulla il Parma. Un 5-2 che diverte i tifosi è il 4 ottobre del 1992. Protagonista assoluto Giuseppe Signori, autore di una tripletta. Ma oggi non ero solo, avevo di fianco un uomo rapido come Thomas Doll. E così li abbiamo messi in difficoltà, soprattutto perché loro sono tutti così giocatori abbastanza alti, con la nostra rapidità li abbiamo messi solamente in difficoltà. Oggi ci siamo espressi meravigliosamente bene, speriamo di continuare. Da dimenticare la domenica successiva la sconfitta con il Milan. Sofferto poi il derby del 29 novembre, dove solo un gol di Gascogna, 2 minuti dal 90esimo, regala un pareggio insperato. Prestigiosa è poi la vittoria riportata contro l'Inter il 13 dicembre. La squadra alterna partite opache a goleade vincenti, come quelle riportate su Pescara, Ancona, Udinese e Napoli. Zoff non si discute, ha detto. Lo ha deciso oggi oppure l'aveva già deciso? No, l'avevo già deciso da molto tempo, perché come ho detto non si può improvvisare, si deve programmare. Abbiamo con lui costruito questo progetto di una grande Lazio e quindi dobbiamo portare avanti questo lavoro sperando di avere dei buoni successi. La Lazio termina al 5° posto, conquistando una qualificazione UEFA che mancava da 16 anni. Ma la Lazio torna in Coppa UEFA dopo 16 anni, quindi questo era un traguardo importante sia per noi giocatori sia per la società. Mi ricordo che la matematica, appunto, qualificazione in UEFA avvenne contro il Napoli, dove vincemmo per 5-3, e lì praticamente tutti avevamo così conquistato il nostro piccolo scudetto, perché la qualificazione in UEFA era il traguardo minimo che questa squadra potesse ottenere.
Beppe Signori è il magico protagonista di una stagione per lui indimenticabile, che lo laurea a capocannoniere con 26 gol davanti a Roberto Baggio e Abel Balbo. Questi è Giuseppe Signori, capocannoniere del campionato 1992-93. 25 anni di Alzano Lombardo vicino a Bergamo. Poco più di 1,70 m di altezza per circa 70 kg di peso. 26 gol. Pensate che per trovare una cifra più alta si deve risalire al campionato 60-61, quando Sergio Brighenti, nella Sampdoria, siglò 27 gol. Io mi ricordo che arrivai a Roma in una delle prime conferenze stampa e i giornalisti mi chiesero: sai che vieni a sostituire un giocatore importante come Rubén Sosa, che in 4 anni in cui è rimasto qua a Roma ha fatto 40 gol. E ho detto: io cercherò di così, in qualche modo, di riuscire a fare gli stessi gol. E quello forse è stato anche il motivo così che mi ha dato la forza di farne 49 in 2 anni. Alla luce dei buoni risultati conseguiti e nell'ottica di disputare una competizione europea, la società compie un calciomercato molto importante. Vanno via Fiori, Gregucci, Marcolin, Stroppa, Ridle, mentre arrivano Di Matteo, Di Mauro, Negro e un portiere fortissimo, Luca Marchegiani. Io dico che la Lazio in questi ultimi 3 anni ha comprato giocatori importanti, ha cercato di fare le cose nel migliore dei modi, e questa è la cosa che a me interessa e la cosa che penso debba interessare tutti. Ma il vero colpo di mercato è rappresentato dall'ingaggio per 15 miliardi a stagione inoltrata del croato dell'Olympique Marsiglia, Alen Boksic, attaccante fortissimo. Il destino della Lazio può cambiare con l'arrivo del croato? Ma sicuramente è un grosso campione che così ci permetterà di fare un nuovo salto di qualità, lo stiamo aspettando, però diciamo che anche senza Boksic siamo forti ugualmente, ecco, con lui diventiamo più forti ancora. Cragnotti prende anche un attaccante italiano di luminoso futuro, Pierluigi Casiraghi. Il mio augurio è quello di fare un buon campionato, impegnandomi sempre al massimo, ovviamente, cercando di raggiungere quei traguardi che si è posta la Lazio, ovviamente, che sono il campionato e le due coppe. Casiraghi arrivava dalla Juve, dove giocava e non giocava, e credo che abbia avuto la sua consacrazione proprio a Roma, sia con Zoff e poi successivamente con Zeman, dove riuscì anche a battere il suo record di gol. La squadra di Zoff inizia la stagione 93-94 con il piede giusto, conquistando il trofeo di Noviola. I tifosi romanisti volevano la Coppa di Noviola e invece gliela abbiamo portata via. Questo mi fa onore, perché Di Noviola è stato un grande presidente, e quindi avere nel nostro archivio una coppia di questo presidente mi fa tanto piacere. Oggi, con la lua clara brillando, vejo. La squadra è competitiva, ma ancora inaffidabile. La Lazio comunque in quegli anni aveva dei giocatori incredibili, dalla difesa, centrocampo, in porta comprammo Marchegiani, quindi un giocatore di altissima qualità. Diciamo che era un po' il collettivo che faceva girare poi tutta la squadra. Eravamo una squadra soprattutto davanti, con delle grandissime potenzialità. Purtroppo una serie di gravi infortuni, come quelli che colpiscono 3 pedine importanti, come Winter, Di Matteo e Gascogna, dimezzano le pretese laziali. Una delle partite da ricordare in questo campionato 93-94 è il derby vinto con la Roma per 1-0.
Anche in questa gara Signori va in rete dimostrando di essere uno dei leader di questa squadra. Da dimenticare l'avventura UEFA che finisce ai sedicesimi di finale contro il Boavista. A fine campionato, il bilancio complessivo per la squadra di Zoff è soddisfacente. I biancocelesti chiudono il campionato 93-94, vinto dal Milan, al quarto posto, migliorando di una posizione rispetto alla stagione precedente. Eravamo veramente un bel gruppo, no? Dove sia durante gli allenamenti, insomma, che anche nei ritiri, insomma, si stava veramente bene, ci si divertiva anche proprio in quel periodo. Era un po' ancora... Eravamo al limite del calcio moderno, insomma, all'inizio del calcio moderno, insomma, quindi la cosa bella è che c'era l'organizzazione delle grandi squadre, ma ancora quella che era, insomma, il rapporto di amicizia durante gli allenamenti e un po' anche di goliardia. Per il secondo anno consecutivo, Signori si laurea capocannoniere grazie alle 23 reti messe a segno. In due anni ha segnato la bellezza di 49 gol. Senz'altro quest'anno è stato più così, più faticoso, perché sono partito male, 4 infortuni consecutivi, poi insomma, ho giocato poco, ho fatto solo 23 partite. Però ecco, è una doppia soddisfazione, perché dopo tutti gli infortuni almeno qualche soddisfazione me la sono presa poi alla fine. Da segnalare in questo campionato il debutto di un ragazzino forte ed elegante. Il suo nome è Alessandro Nesta. Nesta veniva a giocare con noi il giovedì, quindi giocava nella primavera, quindi nell'amichevole del giovedì. È stato il giocatore, ovviamente, insomma, che mi impressionò subito, insomma, era anche perché era difensore centrale, quindi mi marcava. E nonostante fosse veramente giovane, aveva già una grandissima personalità, oltre che una grandi doti fisiche e tecniche. Spesso e volentieri ci scontravamo, insomma, quindi io ero abituato a un gioco abbastanza fisico, quindi sotto quel punto di vista con me credo che abbia imparato un po' a capire che, insomma, per arrivare poi a giocare in Serie A bisognava un pochino anche difendersi, e quindi già in allenamento credo che l'abbia imparato. Terminato il campionato 93-94, Cragnotti decide, nella sua terza stagione laziale, di voler vincere qualcosa. Per questo ingaggia un tecnico innovativo e anticonformista, come il boemo Zdeněk Zeman. Zeman è un allenatore che ha fatto buone cose, soprattutto al Foggia e in tante altre squadre dopo. Certo, gli fornimmo un'ottima Lazio che lui valorizzò abbastanza. Ecco, certo, gli è sempre mancato quel qualcosa per arrivare a un grande trofeo, perché la squadra era buona. Dopo 4 anni di onorata panchina, a Dino Zoff viene offerto il prestigioso incarico di presidente della società. L'iniziativa di Cragnotti inorgoglisce Zoff, che accetta così con piacere di mettersi alla guida del club biancoceleste. Nel 94 passai a presidente. Cragnotti mi dice: guarda, ho bisogno di te in un certo modo, cambiamo qualcosa nell'ambito della squadra. Io accettai perché avevo un grande rapporto con Cragnotti, e quindi direi anche per provare una nuova esperienza, che fu molto bella, di la verità. E quindi scelsi di fare il presidente. Certamente il motore assoluto di tutto era Cragnotti, quindi questo è indubbio. Il passaggio da Zoff a Zeman per la squadra è un gran cambiamento. Per assecondare i desideri del tecnico boemo vengono presi Rambaudi, Chamot e Venturin. Quest'ultimo, come i compagni, è impressionato dai metodi di allenamento adottati. È una preparazione molto dura, molti di noi credo che non avessero mai lavorato come in questo ritiro,
è chiaro che la speranza di tutti è quella di ritrovare poi tutto in campionato e nelle coppe, tutto questo lavoro. Zeman pratica una zona molto spinta e imposta la squadra molto in avanti. Durante il ritiro estivo mette a punto con i suoi giocatori il suo modulo tattico preferito, il 4-3-3. Ci sono pochissimi giorni prima degli impegni ufficiali, il discorso di fare una preparazione a 25 persone in 40 giorni, cioè prima di prima partita ufficiale, sicuramente il tempo è pochissimo, si cerca di fare il massimo, si cerca di fare lavori partendo dalla base che poi durante il campionato non si possono fare, perché durante la stagione competitiva da una settimana all'altra penso che non c'è possibilità di recupero. Zeman è stato in assoluto, insomma, il mio allenatore, se si può dire, preferito, nel senso che con lui mi sono trovato bene sotto tutti i punti di vista, sia sotto il profilo fisico, tattico e anche tecnico. Probabilmente le mie caratteristiche di calciatore si adeguavano molto bene alle sue, al suo modo di vedere il calcio, anche il mio modo di vedere il calcio era simile al suo, quindi essendo anche un attaccante, insomma, lui privilegiava un calcio offensivo e quindi, insomma, gli attaccanti andavano bene con lui. Il nuovo gioco della Lazio diverte molto i tifosi, ma il grande sbilanciamento del centrocampo a favore dell'attacco fa sì che la Lazio sia squadra capace di grandissime imprese, ma anche di incomprensibili sconfitte. Soprattutto il primo anno eravamo veramente una grandissima squadra, giocavamo veramente bene, credo che sia stata una delle Lazio che ha divertito di più i tifosi. È vero spettacolo il 16 ottobre 1994 all'Olimpico, quando la squadra di Zeman travolge il Napoli per 5-1. Con lo stesso risultato, quasi un mese dopo, il 20 novembre la Lazio batte un inerme Padova. Questo calcio ormai in movimento credo che sia la base di tutto e noi siamo stati più bravi di loro, soprattutto nel secondo tempo. Speriamo che ci è servito come riscaldamento questa partita, visto che abbiamo altri impegni. A gennaio è addirittura imbarazzante il 7-1 inflitto al Foggia, l'ex squadra del tecnico Boemo. Abbiamo fatto una bella vittoria, continuiamo per la nostra strada, viviamo di giornata in giornata e poi se la Juve e il Parma meriteranno di essere là davanti, tanto di cappello, altrimenti vedremo se anche noi riusciremo a fare qualcosa di buono. In Coppa UEFA quest'anno le cose vanno meglio, la Lazio riesce ad arrivare ai quarti di finale, dove però viene battuta dai tedeschi del Borussia Dortmund. È il 14 marzo quando i biancocelesti escono dalla Coppa sconfitti dai tedeschi per 2-0. Ma se in campo internazionale i risultati non arrivano, tutta un'altra storia è il campionato, dove la Lazio si candida addirittura per la corsa a scudetto. La sfida, come spesso accade, è con la Juventus di Lippi, che dopo aver sconfitto la Lazio in casa, viene battuta a sua volta al Delle Alpi dai biancocelesti il 7 maggio del 1995. 22 marzo 1964, Juventus 0, Lazio 3. 7 maggio 1995, Juventus 0, Lazio 3. A distanza di 31 anni dall'ultima vittoria in trasferta contro i bianconeri, la squadra di Zeman infligge ai torinesi la terza sconfitta interna consecutiva.
storia storica, perché da 31 anni la Lazio non vince a Torino. Poi insomma vincere 3-0 in casa della Juve è sempre una cosa che rimane nei ricordi di un giocatore, no? Nonostante la stagione 94-95 registri la presenza di una grande Lazio sul rush finale, fortissimi si rivelano i bianconeri, che si aggiudicano lo scudetto. Con soddisfazione la squadra di Zeman si classifica seconda, anche se a 10 lunghezze, ma contro una super Juve si poteva fare poco. Quell'anno si secondo in classifica, quindi era il risultato più prestigioso che la Lazio avesse mai ottenuto, a prescindere dallo scudetto del 74, quindi credo che è un risultato importante. Purtroppo in quegli anni ancora andava in Champions solamente la prima classificata, e quindi non ho mai avuto così quella soddisfazione di partecipare alla Coppa del Mondo di club, insomma. Se ne ritorna in Inghilterra Gascogne, che tra bizze e infortuni non ha mai pienamente convinto. Gascogne fu la gioia mia, la delizia e la disperazione, perché era tutto questo in Gascogne, perché aveva un talento straordinario, era capace di giocate straordinarie, era buono di piedi, di testa, di dribbling, di velocità, di tiro, era proprio un artista del pallone. Purtroppo non ha saputo gestire il suo fisico, e questo era veramente il dispiacere più grosso che avevo, perché con le qualità non ha dato quello che poteva dare, perché era veramente un artista, un uomo straordinariamente simpatico, pazzo se vogliamo. Per rientrare di una parte dei soldi spesi per Gascogne, Cragnotti in estate cerca di vendere Signori al Parma, che lo vorrebbe per la cifra record di 25 miliardi. Ma questa manovra provoca una violenta reazione dei tifosi, che non vogliono perdere per nessun motivo il loro beniamino. Io solo che Beppe è la nostra bandiera della Lazio, non si tocca. Signori canta l'inno della Lazio, noi vendiamo l'inno della Lazio, è come se gli italiani vendessero l'inno da Mameli. Se scordiamo che quando ha preso Signori ha venduto Rubens Sosa, poi tutti questi soldi che dice che ha speso lui, quando ha preso Boxic ha venduto Riddle, si è venduto Gascogne, si è venduto Dolle. Oh, questa rimane così, questa non si rinnova, se va via Beppe questa non si rinnova. Anche Signori comunque non vuole essere ceduto e cavalca l'onda della protesta. Ah, resto Roma. Confermato, te l'ha confermato Cragnotti? Sì, confermato, resto Roma. Mi ricordo che in quell'anno noi eravamo in tournée in Brasile e appunto si era parlato della mia cessione. E quindi da un certo punto di vista ero onorato, perché mi voleva una squadra come il Parma, dove pagava 25 miliardi dell'epoca, e quindi voglio dire una cifra consistente. Dall'altra sono stato contento di aver fatto la scelta giusta di rimanere a Roma, perché ero convinto che a Roma potessi stare bene, fare qualcosa di importante. Poi la gente ormai aveva un simbolo che ero io in quegli anni, e quindi si era identificata in me. La sommossa era perché vedeva in me non tanto quello che faceva gol, ma quello che voleva in qualche modo vincere, quello che mancava alla Lazio in quel momento. Signori, rimane con noi! Molto seccato, Cragnotti rinuncia all'operazione di mercato, ma emette un comunicato nel quale esprime il suo distacco morale nei confronti di una società che lui definisce vittima delle pressioni. Sarà il presidente Zoff a rendere nota la sdegnata posizione della società. Signori è stato tolto dal mercato, l'azionista di maggioranza è particolarmente deluso per il comportamento dei tifosi.
Il secondo anno di Zeman alla Lazio fa vedere ancora una volta un bel gioco, con partite ricche di colpi di scena, ma con scarsi risultati. Lasciano il segno alcune vittorie importanti, come quella per 4-0 sulla Juventus il 29 ottobre del 1995. Motivatissima con le piccole, la Lazio non è sempre forte con le grandi, ma la vittoria nel derby alla 22esima giornata fa dimenticare il campionato in bianco e nero della squadra di Zeman. I biancocelesti chiudono il campionato 95-96 al terzo posto, ancora una volta qualificati per la Coppa UEFA, da dove sono usciti in questa stagione al secondo turno, per mano dei francesi del Lione. L'onorevole terzo posto conquistato dalla Lazio alle spalle del Milan vincitore e della solita Juventus non accontenta però il presidente Cragnotti, impegnato nel suo disegno di rinforzare finanziariamente la società. Per far quadrare i bilanci e permettere così alla Lazio di far parte del gruppo Cirio, primo passo per entrare in borsa, il finanziere romano cede Boxic alla Juventus, Winter all'Inter e Di Matteo al Chelsea. Tutto ciò è stato avallato da Zeman? Beh, certamente ci deve essere un avallo, se no lui ritiene che, indipendentemente che sia andato via Tizio o Caio, possiamo essere ugualmente forti. Nonostante la mancata vendita di Signori, la Lazio, dopo aver compiuto la grande svendita, cerca di porci rimedio prendendo giocatori di talento come Ocon, Buso, Protti e Pavel Nedved. Ma tante partenze io non credo, tanti arrivi più che partenze, perché in definitiva di partenze abbiamo Boxic e Di Matteo. Queste sono state le due cessioni fatte dalla Lazio. In contropartita sono arrivati giocatori come Protti, come Buso, come Ocon, speriamo tutti che Nedved possa essere concluso nel più breve tempo possibile, Fish, Baronio. Se ne sono andati tre giocatori importanti, io penso che quelli che sono arrivati diventeranno più importanti ancora. Le cessioni autorevoli evidentemente influiscono molto sulle prestazioni della Lazio, che nel campionato 96-97 gioca un mediocre girone di andata e dopo l'ennesima sconfitta in casa subita il 26 gennaio ad opera del Bologna, viene esonerato il tecnico Zeman. Gli subentra Dino Zoff, che dismette i panni di presidente per reindossare quelli di allenatore. Il re è morto, viva il re! Così in passato si annunciava l'ascesa al trono dei nuovi monarchi. Dino Zoff non è un sovrano, ma come presidente allenatore successore dello spodestato Zeman, così riverito e circondato dai cronisti di Formello, sembra quasi un re taumaturgo. Cragnotti mi disse: guarda qua, le cose stanno andando come non dovrebbero andare, ci vuole una soluzione d'emergenza, tu sei qua, lavori per la Lazio, ho bisogno in un altro ruolo e quindi non scherziamo, eccetera. Io certamente non ero entusiasta di questo, perché insomma non mi piaceva la situazione che era creata, però d'altra parte uno è lì, fa parte della famiglia, e quindi accettai, veramente, anche perché con Zeman quell'anno lì fu un inizio disastroso per le ambizioni della Lazio. E poi subentrai e pian piano, insomma, ridiedi un po' fiducia alla compagine e arrivavamo bene.
La Lazio chiude il campionato 96-97 con un buon quarto posto, ma sono altre le ambizioni di Cragnotti, che pur di cambiare volto alla squadra, non esita a spendere 70 miliardi per allestire la formazione della stagione 97-98. Dalla Sampdoria vengono presi due giocatori fortissimi, Jugovic e Mancini. Gioca in Serie A dall'81, quando aveva 16 anni, un campionato con il Bologna, poi 15 stagioni con la Sampdoria. A 33 anni Roberto Mancini apre un nuovo ciclo della sua vita sportiva con la maglia della Lazio. Beh, 32 ancora, poi penso che si possa giocare bene fino a 35-36 anni, importante che uno abbia voglia di giocare, divertirsi e far bene. Si registra anche l'arrivo del nazionale argentino Almeida e un ritorno eccellente, quello di Alan Boxic. In panchina viene ingaggiato Sven-Goran Eriksson, vecchia conoscenza della capitale. Avere la possibilità, forse per la prima volta in Italia, di avere una squadra che può competere per lo scudetto subito, questo è bellissimo. Lazio è questa società oggi. Eriksson è un allenatore con notevole esperienza, anche se parte di questa esperienza la fece alla Roma, quindi fu un attimino all'inizio così, insomma, accolto però discretamente bene, direi. Il tecnico svedese si trova ad avere problemi di gestione dovuti al turnover che incredibilmente nella stagione 97-98 vede coinvolto Beppe Signori. Beh, sai, quando un allenatore comunque porta tanti suoi giocatori, preparatore, massaggiatori, vuol dire che ha bisogno di un gruppo vicino a sé e diciamo così, i vecchi non è che lo presero molto bene, però sai, un allenatore ha delle persone su cui fare affidamento e quindi c'è stato proprio un cambiamento radicale. L'attaccante non va d'accordo con Eriksson, che lo vede poco e gli fa giocare solo spezzoni di partite. Questa situazione logora il giocatore, che inizia a meditare un possibile divorzio dalla sua squadra del cuore, un'eventualità che fino ad allora non aveva mai preso in considerazione. In quell'anno e in quegli anni ero stato capitano di questa Lazio, pian piano mi sono ritrovato fuori, ma non tanto fuori perché giocavo e non giocavo, ma soprattutto mi mancava rispetto a Zoff e a Zeman l'aspetto umano, che per me è fondamentale in qualsiasi tipo di rapporto. Quindi non siamo quasi subito andati d'accordo. A quel punto, a dicembre, io ho deciso di andarmene. La goccia che fa traboccare il vaso è la gara di coppa con il Rapid Vienna il 25 novembre 1997. Il tecnico svedese fa allenare Signori per tutta la partita, poi a 5 minuti dalla fine fa entrare in campo un altro giocatore. Esplode negli spogliatoi la rabbia del giocatore, che si lascia andare a un lungo sfogo, solo come non mai. Sentendosi isolato dal resto della squadra, a questo punto chiede di andare via. Non è mai facile fare una scelta del genere, per cui ormai che fino all'ultimo ho cercato di vedere se c'erano anche le condizioni per poterlo fare. Purtroppo siamo in quattro, siamo tanti e non c'era spazio per me. Al di là di questi problemi legati alla gestione dello spogliatoio, in campo la squadra va e per tre quarti di campionato addirittura diventa una delle protagoniste per la conquista dello scudetto 97-98. Vienimi più vicino, stringimi forte al cuore, stretti fino al mattino. La squadra di Eriksson centra nel torneo un filotto di ben 16 partite utili consecutivi, fra cui la vittoria nel derby sia in coppa che in campionato. Qualcosa di storico abbiamo fatto, speriamo di fare qualcosa di storico alla fine, perché sennò accontentarsi di 4 derby sarebbe un po' poco. Nella vostra squadra ci sono tanti campioni, però c'è anche un allenatore. Quanto è importante l'allenatore? È importante moltissimo l'allenatore. Io sono con Eriksson da 6 anni e posso dire che è una persona eccezionale, fuori dal campo, in campo, quindi penso che sia molto importante. In un momento solo non può
finire l'amore. Ma nel finale di campionato il crollo dei biancocelesti avviene anche per i concomitanti impegni di coppe. Infatti in primavera la Lazio arriva sia in finale di Coppa Italia che in quella UEFA. L'8 aprile del 1998 si gioca la finale di andata di Coppa Italia con il Milan. I biancocelesti ci arrivano dopo aver battuto nell'ordine Fidelis Andria, Napoli, la Roma in un doppio entusiasmante scontro e la Juventus. La partita se la giudicano i rossoneri che si impongono per 1-0, ma il ritorno il 29 aprile all'Olimpico è tutta un'altra musica. Molto felice che il gol del 3-1 l'ha fatto Nesta, che è un po' l'emblema della Lazio, no? Non mi sembrava vero, perché uno abituato a non segnare mai vede la palla che entra per merito suo, sembra quasi un sogno. Poi invece era vero. La Lazio dunque vince 3-1, conquistando così dopo 40 anni la seconda Coppa Italia della sua storia. Mister Eriksson, Roma 24 settembre 1958, SS Lazio. Era 40 anni fa. Era ora allora, era ora veramente, so che era 40 anni fa. Erano tanti anni che la Lazio non riusciva a vincere un trofeo, perciò anche quella Coppa Italia ebbe un valore incredibile. Tra l'altro fu anche una bella partita, perché recuperammo in 45 minuti 3 gol al Milan. È stata molto, molto bella. Però quegli anni eliminammo la Roma, eliminammo la Juventus in semifinale. Insomma, il cammino fu... Cioè, fu una Coppa Italia vinta contro grandi squadre. Finalmente i successi, e tutto per merito di un allenatore che ne sa una più del diavolo, lo svedese, che imposta una squadra spregiudicata ma equilibrata. Bravo Eriksson, bravo. Contemporaneamente ai buoni risultati conseguiti in campionato e in Coppa Italia, la Lazio va avanti brillantemente anche in Coppa UEFA, dove dopo aver battuto Viktoria Guimaraes, Rotor, Rapid Vienna, Auxerre e Atletico Madrid, approda alla finale di Parigi del 6 maggio del 1998. L'avversaria è l'Inter di Gigi Simoni. La sfida tra le due formazioni italiane infiamma Parigi e dà vita a una bella gara, purtroppo persa dalla Lazio. Non funzionò praticamente tutto, perché sotto il profilo fisico eravamo veramente a pezzi. Arrivavamo da 5-6 partite, credo, in campionato, dove raccogliamo veramente pochi punti e eravamo molto scarichi sia fisicamente ma anche psicologicamente. Quindi arrivavamo purtroppo alla sfida più importante, quella che avevamo inseguito da diversi anni. Quindi una finale europea, pur con un'altra squadra italiana, arrivavamo in condizioni precarie, quindi credo giustamente perdemmo 3-0. Uno che ha assaporato la gioia di arrivare in finale e poi perdere, è chiaro che vuole al più presto rifarsi. Svanita la conquista della Coppa UEFA, i biancocelesti chiudono il campionato 97-98 al settimo posto. Imponente la campagna acquisti che avvia Cragnotti nell'estate del 98. Vengono presi Salas, Mihajlovic, Stankovic, Sergio Conceição, Fernando Couto e De La Peña. Una super squadra per una super società, ora quotata anche in borsa. Purtroppo ai mondiali di Francia si infortuna seriamente il difensore Alessandro Nesta. Per la Lazio è una brutta tegola, perché il calciatore stava diventando sempre più una delle colonne della squadra. Il 29 agosto del 1998 la Lazio affronta al Delle Alpi la Juventus per la prestigiosa Supercoppa italiana. Dopo un primo tempo abbastanza in equilibrio, nella ripresa è Nedved a iniziare le marcature al 68esimo.
Poi tocca a Del Piero pareggiare sul rigore a 4 minuti dalla fine. La Lazio non si arrende e cerca la vittoria che arriva a tempo scaduto grazie a un gol segnato da Sergio Conceição. Esplode la gioia immensa dei laziali presenti a Torino. È un altro titolo da mettere in bacheca per gli uomini di Eriksson. Una grande emozione anche quello, perché voglio dire, per squadre che hanno vinto molto, magari la Supercoppa italiana, la Coppa Italia possono sembrare trofei di secondo piano, ma per noi a quel punto avevano un grande valore, perché erano i primi, erano quelli che poi ci hanno permesso di costruire successi sicuramente più prestigiosi, però non per questo questi ce li siamo goduti di meno, ecco. La Lazio inizia bene la stagione 98-99. Nelle sue file c'è ora anche il centrattacco della nazionale, Cristian Vieri, acquistato dall'Atletico Madrid. Sì, si vede che possiamo giocare perfettamente. Bisognerà vedere come ci troveremo in campo. Sulla carta possiamo essere una coppia perfetta, ma prima di ogni giudizio bisogna vedere cosa dirà il campo. In campionato, dopo tre pareggi, è chiara e netta la vittoria per 2-0 sul Cagliari alla quarta giornata. Ma l'exploit vero e proprio si registra la domenica dopo, quando gli uomini di Eriksson sono incredibili protagonisti a San Siro, dove fanno un colpaccio, battendo 5-3 l'Inter. È il 18 ottobre del 98. Scoppiettante è poi il derby giocato a novembre, un pareggio per 3-3 caratterizzato da continui colpi di scena. Il mese di dicembre è importante in questo scorcio di stagione. Il 3 ritorna in campo nella partita di Coppa Italia contro l'Inter Alessandro Nesta, fermo da 5 mesi. Il primo mese è stato più brutto di tutti perché avevo dolori e cose varie, stavo a letto e mi potevo muovere. Adesso sembra che sta andando tutto bene. La squadra di Eriksson vola in campionato trascinata dai suoi molteplici campioni. Alla 13ª giornata, il 13 dicembre, grande protagonista è il serbo Mihajlovic, che riesce a segnare al portiere doriano addirittura 3 gol su punizione. La Lazio vince 5-2 in una domenica indimenticabile. Da dicembre poi prende il via un filotto della Lazio che porterà a 21 risultati utili consecutivi tra campionato e coppe. A sorpresa, un inedito Milan, allenato da Zaccheroni, inizia a farsi pericolosamente sotto alla Lazio capolista.
Outsider nella contesa per lo scudetto è la Fiorentina di Giovanni Trapattoni. L'ultima partita del girone di andata contro il Parma regala ai tifosi una perla da manuale del calcio. È il gol di tacco di Roberto Mancini, che rende memorabile la 17esima giornata del campionato 98-99, contribuendo alla vittoria per 3-0 al Tardini dei biancocelesti. Anche in questa stagione, parallelamente al campionato, prosegue trionfalmente il cammino laziale in Coppa. In primavera, la squadra di Eriksson approda alla finale di Coppa delle Coppe, manifestazione a cui partecipa per la prima volta dopo aver battuto Losanna, Partizan, Polonios e Lokomotiv Mosca. Abbiamo passato il turno con difficoltà, abbiamo rischiato il secondo turno che abbiamo incontrato il Partizan Belgrado, squadra molto forte. Poi diciamo che di lì in avanti il cammino è stato, abbiamo fatto una semifinale abbastanza impegnativa contro la Lokomotiv Mosca. 1-1 in Russia e 0-0 all'Olimpico, se non sbaglio. Intanto in campionato i biancocelesti iniziano a perdere colpi. A 8 giornate dalla fine la Lazio ha 55 punti, con 5 lunghezze di vantaggio sulla Fiorentina e 7 sul Milan. Ma gli uomini di Zaccheroni rosicchiano domenica dopo domenica punti fino ad annullare completamente il distacco, fino a quando a una giornata dalla fine si consuma il dramma. La Lazio viene fermata sul pareggio dalla Fiorentina, mentre il Milan si impone per 4-0 sull'Empoli. In classifica avviene il temuto sorpasso, è il 15 maggio del 1999. Chiaro che è cambiato tantissimo. Loro hanno il grande vantaggio che noi abbiamo avuto prima di questa partita, che dipende da loro. Mi dispiace tantissimo, ma è così, niente da fare, mancano 90 minuti e cosa possiamo fare adesso è di tentare di battere il Parma e poi vedere cosa succede. Nonostante la vittoria sul Parma, la Lazio arriva seconda in campionato, a un solo punto dal Milan. Ma non c'è il tempo di rimpiangere ciò che è successo, che un altro importante appuntamento attende gli uomini di Eriksson. È la finale di Coppa delle Coppe in programma al Villa Park di Birmingham, il 19 maggio del 1999. La sfida è con il Real Mallorca, squadra a rivelazione del campionato spagnolo. Sì, buonasera dal Villa Park di Birmingham, grande ambiente naturalmente, 6-7 mila tifosi della Lazio e altrettanti del Mallorca per questa attesissima finale di Coppa delle Coppe. È la 39esima e ultima finale di questo torneo che dal prossimo anno sarà soppresso. La gara si mette subito bene per la Lazio, che al settimo va in vantaggio grazie a Vieri. Tacco strepitoso, gol eccezionale da parte di Vieri. Quel gol poteva fare solo lui. Non si fa attendere la risposta degli spagnoli, che hanno una reazione veemente, riuscendo così a pervenire al pareggio con Dani. Ho sbagliato una palla, non mi ricordo bene. Sì, sulla destra, là al centrocampo hanno fatto un contropiede. C'è ancora questa iniziativa da parte di Miguel Soler. Pericolo di questo traversone, la deviazione da due passi da parte di Dani e il gol del pareggio. Tra l'altro mi sembra che passò anche in mezzo alle gambe, però cioè no, un tiro da vicino, quelle deviazioni su cross rasoterra che portiere, insomma devi essere fortunato se ti colpisce addosso. La squadra biancoceleste è comunque motivatissima, vuole a tutti i costi vincere la Coppa delle Coppe, un trofeo che manca dalla sua bacheca. E il sogno si realizza quando all'81esimo un inesauribile Pavel Nedved segna il definitivo gol del 2-1. Ieri palla sul sinistro, il tiro è ribattuto, poi Vieri va alla caccia del pallone e poi c'è il tiro strepitoso da parte di Nedved. Cinque minuti alla fine Nedved si è inventato un gol dei suoi, riconquistando palla al limite dell'area e poi scaricando un destro imparabile, e a quel punto, insomma, quando mancava così poco alla fine,
assomigliato a un golden goal, no? Un gol così, mancava, ormai era, la partita era finita, poi abbiamo tenuto senza grosse difficoltà gli ultimi assalti degli avversari. No, è stata una grande gioia. Finita! È finita! La Lazio conquista la Coppa delle Coppe, il suo primo grande trofeo internazionale. Al fischio dell'arbitro esplode la gioia laziale. La squadra si laurea così, regina d'Europa. E non finisce mica qui. Al prossimo DVD. Ciao.